Siamo ad Alzate Brianza, dove è tuttora in corso la premiazione dei progetti selezionati dalla terza edizione della Youth Bank. Se pensate di essere troppo piccoli, troppo giovani per fare la differenza, provate a passare una notte con una zanzara in una stanza. Ecco, dovreste essere un po' come queste zanzare che svegliano la gente verso la notte e cercare di svegliare questa società che si è un po' intorpidita. Siamo qui con Armando Sommariva, membro del fondo De Orchi che sostiene il progetto Youth Bank. Che significato ha questa iniziativa? Ha il significato di proseguire un grande progetto di un grande uomo come il dottor De Orchi. Ma qual è la caratteristica principale di questo progetto? Questo progetto permette che i progetti dei giovani siano valutati da giovani per i bisogni dei giovani. Siamo qui con Guglielmo della Proloco di Zebbio, che ha appena ricevuto il contributo per finanziare il suo progetto. Di cosa si occupa questo progetto? Il progetto si occupa dei ragazzi di Zebbio di fare degli eventi per mantenere appunto i ragazzi che ci sono già a Zebbio e portarne di nuovi. E cosa ha significato per te presentare un progetto alla Youth Bank? Sicuramente una grande emozione, perché penso che sia importantissimo ricevere dei fondi, perché quello che si fa si può fare sempre meglio. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima puntata.